colore verde batte più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione, vivile con noi. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, siamo qui per te. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, Ischia è qui per te. Chiamiamo adesso per la presentazione Massimo Natalucci. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì, sì. Io posso dire che sono uno degli ultimi entrati perché ho conosciuto Don Mancini ad Ischia quest'estate e da lì è nata, diciamo, questa collaborazione e questo connubio che in qualche maniera spero che continui nel tempo, per avere la possibilità, ecco, sia di farci conoscere ma conoscere altri amici, personaggi nelle varie, diciamo, situazioni dell'arte, quindi vedo che qui è rappresentato un po' di tutto quello che è il panorama artistico, quindi da parte mia c'è questa grande, diciamo, senso di gratificazione verso Bruno che mi ha dato la possibilità di entrare in questo gruppo. Io sono di Senigallia, vengo da Levante, quindi abbiamo quindi una tradizione, per carità, io non mi reputo un poeta, diciamo, di grande livello, sono un dilettante, però abbiamo la tradizione del nostro Giacomo Leopardi, quindi Marco da sempre nel campo della poesia è stato, ha detto la sua parola, la sua voce più prestigiosa. Io da parecchi anni che mi diletto nella passione della poesia. Diciamo che i primi approcci li ho avuti circa nei primi anni 70. Poi però scrivevo, però non avevo voglia di farle conoscere, quindi ho, diciamo, accantonato centinaia di miei scritti. Poi mi è venuto il desiderio di poter lasciare una traccia del mio lavoro. E adesso pian piano in questi ultimi anni sto, diciamo, ricomponendo un po' tutte le mie cose. E ho già fatto 7 uscite editoriali, ce n'ho un'ultima che sta per uscire, quindi questo percorso continua e sono soddisfatto. Penso che è così, in linea di massima vi ho detto quello che è la mia, diciamo, possibile e futura collaborazione in questo mondo della poesia. Vi ringrazio per avermi, diciamo, dato questa possibilità. A risentirci e a fare altre occasioni. Grazie. Buona giornata.